Benvenuti ad una nuova puntata di In Cucina con lo Chef. Antonella Carrieri e Chef Nicola Vizzarri. Bene, oggi hai sfoggiato questo grembiule rosso, sì. Bordeaux. Rosso porpora. Come... Passiamo al titolo della ricetta. Abbiamo dei petti di pollo con piselli e patate. Ah, buono. Ovviamente un ingrediente che tutti mangiano quotidianamente, certo. E spessissimo. Fatto come? La brace, la griglia, no? Il petto di pollo. Petto di pollo lesso, dietetico proprio, arrosto. Vabbè, cerchiamo di dargli. Ah, bene. Cerchiamo di dargli un po' un'altra consistenza e un altro sapore. I nostri ingredienti sono burro, farina, cipollotto, panna fresca, petti di pollo, patata leggermente sbollentata e piselli. Passiamo al procedimento. Mettiamo a sciogliere un attimo il burro, eccoci qua. Infarineremo ovviamente i nostri petti di pollo con della farina 00 e li andremo a rosolare nel nostro tegame. Eccoli qua, a posto. Poi alzare un attimo la temperatura. Andiamo a tagliare il nostro cipollotto. Mettiamo anche la parte superiore, no? Quella verde? Quella verde a rondelle, sì. Eccolo qua. Eccoci qua. Ovviamente la cipolla fresca è tendenzialmente dolce, no? Sì. Quindi col petto di pollo, piselli, patate, avremo un piatto molto tenue, da un sapore delicato. Delicato. Puoi prenderti la tua paletta poi per girarla. Andiamo un attimo a salarle. Possiamo profumare con qualche rametto di timo, se vogliamo. Eccolo qua, per dare un po' più di profumo al nostro piatto. Una volta che l'abbiamo girati, saliamo anche l'altra parte e aggiungiamo piselli. Un po' di piselli che abbiamo tutti nel nostro frigo, ovviamente, non possono mancare. Aggiungiamo un po' di panna fresca. Ah, eccola qui. E dei tocchetti di patate a rondelle, che abbiamo leggermente sbollentate con la buccia, poi tolta la buccia e la togliamo. Crude non le possiamo mettere le patate? E potremmo mettere anche crude, però dovremmo farle fine, un po' più fine. Qui è una questione di spessore e di cottura del petto di pollo. Sì. Il petto di pollo 6-7 minuti è pronto, sì. E anche i piselli hanno 6-7 sì, minuti, sì. Quindi per far sì di trovarli in comune a fine cottura, li diamo una sbollentata prima. Ovviamente questa ricetta deve andare a un fuoco moderato, in modo da lasciarlo ritirare e formare una crema. Ah, ecco. Abbiamo ovviamente bisogno di 5-6 minuti per terminare la sua cottura. Eccoci qua, Antonella. Il nostro petto di pollo si è ritirato, si è cucinato in 6-7 minuti, anche 8 se vogliamo, a fuoco lento. La panna si è resa bella morbida. Densa. Gustosa, densa, sì. E possiamo impiattare, che dici? Io direi di sì. Bene, mi dai un cucchiaione per poter impiattare? Perfetto. E appendo il nostro petto di pollo, lo adagiamo al fondo del piatto, mettiamo su qualche medaglione di patata, qua e là. A me solo così mi fa venire l'acquolina in bocca, credimi. Nel tovagliolo che puliamo. Eccolo qua. Finiamo con una manciata di piselli e la sua salsa. Ovviamente andiamo a pulire un attimo il piatto, non mi piace. Ecco qua. Cose che succedono. Finiamo di un attimo di profumare con la parte superiore della cipolla fresca, sì, senti il profumo. E andiamo un po' a guarnire
il nostro piatto così. Bel verde. Sì, diciamo è un piatto che il verde non manca. È la primavera, un piatto primaverile. Profumi, sapori e armonia di gusto lo dovete scoprire voi a casa. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, alla stessa ora su TV6. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte.